Bentornati amici di Le Cosimo, oggi siamo con il dottor Alberto Lamonica, direttore del Festival del Cinema Europeo, la Kermesse Cinematografica Salentina che anima Lecce ormai da 20 anni e si riconferma garanzia di qualità e di interesse. Dottor Lamonica, inizierei proprio da questo: come nasce e cos'è diventato oggi il Festival del Cinema Europeo? Beh, nasce da una mia idea, visto che era l'anno 2000 e non esisteva in Puglia un festival di cinema ed era un momento in cui si parlava in modo particolare di Europa e quindi nasce proprio da questo, dall'esigenza di promuovere il cinema europeo ed è una scelta che si è rivelata vincente. Penso a una recensione bellissima, un articolo che ha scritto Luciana Castellina quest'anno sul Manifesto, una pagina intera, proprio e ne ha parlato comunque anche il Presidente della Repubblica Mattarella, cioè di quanto oggi come oggi in questa Europa sia importante parlare di Europa e di dare spazio a quello che è la cultura europea. Quindi noi chiaramente lo facciamo con il cinema e questa è stata una caratterizzazione molto importante, infatti, che ci ha dato grandi soddisfazioni. Ok, se dovesse pensare a un film o a un regista che l'hanno fatto innamorare della settima arte, a chi o a quale film penserebbe? Beh, non è un regista europeo, paradossalmente, però sicuramente lo dico sempre, si chiama Akira Kurosawa, insomma, uno dei più grandi maestri del cinema mondiale, lui è giapponese, però insomma, un film che io ho visto da bambino e che mi ha appassionato tantissimo si chiama Der Suzerain. Durante la sua attività come direttore del festival ha incontrato diverse personalità del mondo del cinema. Quale incontro le è rimasto più vivo? Beh, ce ne sono diversi ovviamente. Io ho avuto la fortuna al di là di tutti gli ospiti che ho incontrato e ospitato a Lecce, abbiamo ospitato a Lecce in occasione del festival. Però durante appunto il festival in questi anni abbiamo anche prodotto delle monografie, dei libri e forse grazie a questo sono riuscito ad avvicinare ancora di più alcuni di questi personaggi e quindi avere un rapporto più intimo, no? E quindi ricordo, cioè non dimenticherò mai sicuramente l'esperienza vissuta con Giancarlo Giannini, assolutamente bellissima. È stata anche l'esperienza con Lucia Bosè. Comunque, per venire anche ai anni più recenti, quello che è sempre stato per me anche un idolo, e quindi è stato Carlo Verdone. Anche lui mi ha dato tantissimo e sicuramente la sua conoscenza, insomma, poi nel corso degli anni. E chiaramente ancora oggi, quindi è diventata un'amicizia. Ma anche persone di grande spessore, io, come per esempio penso a Suso Cecchi d'Amico, che è una delle più grandi sceneggiatrici del cinema italiano, che ho avuto la fortuna di piacere di incontrare, di conoscere personalmente, poi di ospitarla a Lecce, è stata anche presidente della giuria. Sicuramente me ne dimentico qualcuno, ecco, forse tra i vari attori, le varie attrici, una persona con cui si è creato anche un film particolare è stata Valeria Golino. Penso che l'operazione delle monografie è stata particolarmente importante. Il mondo del cinema è il mondo della fantasia. Se potesse incontrare qualcuno, un attore, un regista, anche del passato del cinema, chi vorrebbe incontrare e cosa chiederebbe? Beh, del passato vorrei incontrare, ma insomma, dei grandi maestri, ne abbiamo persi tanti, no? Bertolucci se n'è andato l'anno scorso, insomma, pensate ai grandi maestri, a Fellini, a Monicelli, a Lizzani, a Pontecorvo, quindi insomma, questi sono sicuramente i grandi maestri del cinema italiano che purtroppo sono venuti a mancare e hanno lasciato un vuoto enorme, per cui sarebbe bello poter chiedere di fare almeno un altro film prima di andarsene via. Ecco, com'è cambiato il cinema italiano? Oggi molti credono che il cinema italiano possa produrre solo commedie uguali a se stesse o pellicole di poco interesse. Qual è la sua posizione riguardo questo punto?
Sicuramente il mercato detta un po' le regole e quindi la produzione cinematografica si è spostata verso il genere che trova spazio nel mercato, e quindi il genere commedia. Però anche all'interno di questo genere si trovano produzioni, diciamo, molto molto diverse tra di loro, cioè quelle veramente prettamente commerciali, in cui infatti si vede spesso, magari si può notare che ci sono sempre gli stessi attori, c'è una cerchia di 5, 6, diciamo 10 attori della commedia italiana che si ritrova nel corso dell'anno in tantissime produzioni che spesso si assomigliano tra di loro, comunque sono sicuramente film proprio commerciali, fatti per il pubblico, fatti per il box office. Poi c'è una commedia comunque diversa, che anche quella fa botteghino, però è già un taglio diverso. Vabbè, voglio citare sicuramente soprattutto Carlo Verdone. Certamente è cambiato il cinema, c'è ancora un cinema d'autore che però anche qui trova sempre meno spazio, no, nella distribuzione, ed è un cambio imposto dal mercato. Nonostante questo, attraverso la commedia italiana siamo giunti anche a vincere gli Oscar, perché pensando alla vita è bella o anche recentemente con Sorrentino. Ecco, quindi c'è della commedia italiana di valore. Assolutamente, infatti come dicevo ci sono dei grandi autori che producono commedia che comunque anche risultati importantissimi al botteghino, quindi di consenso, e quindi questo sicuramente è un ottimo segnale. Allargando invece gli orizzonti, rivolgendoci al cinema mondiale, da qualche anno a questa parte sono i grandi blockbuster a dominare il box office, in particolare penso a Star Wars o agli Avengers. Ecco, i film da festival trovano spazio all'interno della distribuzione e perché secondo lei sono proprio questi film anche dalle grandi produzioni, quindi blockbuster, a fare più presa sul pubblico? Beh, quelle perché vanno proprio incontro a quello che è il gusto della massa, e quindi sono produzioni fatte, proprio pensate a tavolino per questo. E poi sì, sicuramente c'è una forma di cinema che riesce a trovare un po' più spazio. Dicevo, i blockbuster sono operazioni, sono tendenzialmente grandi produzioni americane, tra l'altro adesso sta prendendo anche molto piede parlando di genere, comunque c'è tanta animazione che viene prodotta, no? E anche se si va a vedere quelli che sono i film che maggiormente incassano, ci sono molti molti film di animazione, quindi quello è un genere ed è un settore che chiaramente ha preso piede, e a maggior ragione quando le major, i produttori si sono accorti dei risultati, hanno Anche perché continuato. l'animazione non è più rivolta solo ai bambini adesso, c'è un certo tipo di animazione rivolta a largo pubblico, a più fasce d'età, Esatto, quindi hanno sicuramente. continuato ad investire in questo genere, appunto producendone anche per un pubblico ancora più eterogeneo. E invece per quanto riguarda il conflitto tra sala e piattaforma streaming, qual è la sua posizione? È vero che lo streaming sta danneggiando il cinema? Sicuramente l'ho danneggiato in maniera forse irreparabile, però speriamo di no. Questo è oggettivo, insomma, lo vediamo tutti, sicuramente sono i più giovani che hanno questa facilità, questa propensione a consumare, diciamo, il prodotto in questo modo. Quindi è oggettivo che è così, tant'è vero che adesso c'è un grande investimento da parte delle distribuzioni nel cercare di cambiare le abitudini, quindi con una differente calendarizzazione del prodotto cinematografico, quindi si va a programmare anche d'estate, nella stagione, diciamo, in cui tendenzialmente si incassa di meno, dei prodotti importanti, delle grandi produzioni, proprio per cercare di cambiare un pochettino
le abitudini della gente. Nonostante questo, l'esperienza in sala resta comunque prioritaria rispetto alla visione di un film. Beh, nonostante questo, sicuramente la fruizione del film in una sala cinematografica è completamente diversa rispetto a vederla, seppur in uno schermo abbastanza grande, comunque a casa, o è una dimensione diversa, tra l'altro sicuramente più alta, e c'è anche forse una forma di partecipazione, di immersione maggiore. Un conto è entrare in una sala per andarsi a vedere appositamente un film, un conto è così farlo in maniera, sempre vedessi lo stesso film, però in un modo più, come può essere sul divano di casa o magari una visione ancora che può essere più distratta, no? Sì. E quindi meno partecipata, meno approfondita. Il festival che lei dirige dimostra uno spiccato interesse nei confronti dei giovani. Ad esempio penso alla sezione cortometraggi dei giovani registi pugliesi. Bene, quale sarebbe il suo consiglio rivolto ai giovani registi e anche ai cinefili, insomma, che vorrebbero fare del cinema un lavoro, una professione? Beh, sicuramente innanzitutto la prima cosa è quella di studiare sempre, di studiare tanto, di confrontarsi, di viaggiare, di andare a vedere i festival. Cioè lo studio, quello è una cosa abbastanza implicita, se vogliamo. E viaggiare penso che sia una cosa molto importante. Viaggiare vuol dire scoprire, ma può essere anche non per forza andare fuori la propria città, ecco, cioè andare al cinema, frequentare i festival, frequentare le iniziative culturali, sono cose che accrescono, allargano lo sguardo, la conoscenza. Sì. E ad oggi una professione nel cinema è stabile, cioè porta c'è questa precarietà, insomma molti magari non scelgono quel tipo di percorso perché potrebbe portare a della precarietà, ecco. Sicuramente la precarietà c'è, però ci sono dei mestieri cinematografici che non tramontano mai. Oggi come oggi, per quanto ci sia stato pure l'avvento del digitale, magari la pellicola è sparita, ma se si fa un film comunque ci vuole il costumista, ci vuole l'aiuto un fotografo, ci vuole il macchinista, cioè comunque tutte quelle categorie, tutti quei mestieri del cinema sono ancora necessari, per fortuna. E sicuramente io consiglio di provare, per chi ha la fortuna, anche perché determinate scuole non sono accessibili per tutti o magari hanno un numero limitato, quindi non per tutti è facile poter andare alla Scuola Nazionale di Cinema, però ce ne sono tante anche altre sedi decentrate e non solo quella di Roma, no? Che si sono date anche delle specializzazioni, quindi magari e adesso sappiamo anche che se ne sta aprendo una qui nel Salento, anche se vogliamo avrà una specializzazione molto molto alta che riguarda proprio il restauro, no? Però per esempio a Milano c'è la sede del Centro Sperimentale che è specializzata nella produzione televisiva e quindi delle fiction, degli spot, cioè, quindi così come c'è quella che è della produzione documentaristica a Palermo o quella dell'animazione a Torino. E poi oltre a queste sedi distaccate della Scuola Nazionale di Cinema ci sono tante comunque altre scuole riconosciute di grande rilievo, di grande spessore. Ok, quindi per chiudere il suo consiglio è viaggio e studio. Studio prima e viaggio dopo, sicuramente. Grazie mille. Bene.